Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Era da tanto che non ero in questa incredibile postazione, perché oggi andremo ad unboxare e andremo a testare un prodotto davvero molto molto rivoluzionario nel suo settore, nel suo ambito. Qualche settimana fa mi è arrivato a casa un pacco assai strano. Comunque stamattina mi è arrivato sto... chiamarlo pacco è un po' strano. Viene dalla Corea. Sono un po' esagerati sti coreani, onestamente. Ecco, non vi dico le bestemmie per aprire questo scrigno super segreto. E vi starete chiedendo cosa c'era, cosa celava, cos'era il contenuto di questa fantastica cassa di legno. Questo bestione qui, ragazzi, questo qui, come potete ben vedere, è un monitor Samsung, uno smart monitor M7 da 32 pollici, Ultra HD, Mobile Connection, Remote Access, Type-C, Adaptive Picture e Ultra Game View Wide. Andiamo ad unboxare e adesso, non appena andiamo a provare, vi parlerò molto in dettaglio di questo prodotto, che fidatevi, non è un semplice monitor, ma è tutt'altro. Quindi andiamola ad aprire, ragazzi, ce l'ho in casa da davvero un sacco, non vedo l'ora di montarlo e testarlo perché lo andrò ad utilizzare come praticamente forse monitor principale. Molto bello secondo me esteticamente, perché ho visto le foto online, me lo sono un attimino spoilerato. Oh, ma non ha bordi! Ma che burro, raga, ma io sto monitor lo troverò ogni giorno, vi giuro. Questo qui è il monitor, raga, cioè veramente figo, sembra una TV quasi per quanto è enorme. E poi abbiamo, presuppongo, la base per andarlo a fissare alla scrivania. Quindi questo è il pezzo che va dentro al monitor, questa è la base in alluminio. Tra l'altro poi abbiamo cavo di alimentazione, cavo HDMI. E poi abbiamo il telecomandino classico ormai dei Samsung, molto minimal, molto slim, molto figo. Io amo un sacco questo telecomando perché è fighissimo, raga, super pulito, lo adoro un botto. Eccoci qua, raga, questo è il monitor montato, è veramente gigantesco, è un monitor 32 pollici fantastico. Vi faccio vedere un attimino, allora, questo è il design innanzitutto, andiamo a togliere. Davvero poco soddisfacente. Allora, dicevo, questo qui è il monitor, ragazzi, molto bello, super super slim, quasi borderless, mi piace tantissimo. Abbiamo qua dietro praticamente 4 USB, adesso poi vi spiegherò il motivo di tutte queste USB. Poi qua sotto abbiamo HDMI, tra l'altro anche un HDMI con l'ARC, con l'audio di ritorno, un HDMI 2, quindi due ingressi HDMI. Qui dopo l'HDMI 2 abbiamo l'ingresso USB-C. Dall'altra parte abbiamo l'ingresso per ovviamente l'alimentazione del monitor e qua sopra nel retro abbiamo anche l'attacco VESA nel caso volessimo appenderlo o utilizzare un supporto da scrivania. Quindi ragazzi, come vi dicevo, questo non è un semplice monitor, ma è un monitor tra virgolette all in one, perché al suo interno ha una sorta di sistema operativo che ci permette di fare tutto senza l'utilizzo effettivo di un computer. È un po' complicato da spiegare, è diciamo una sorta di smart TV però senza il comparto effettivamente dell'antenna, cioè adesso comunque appena lo accendiamo lo vedremo meglio. Quindi trasportiamoci in ufficio, lo installiamo e andiamolo ad esplorare. Ok raga, monitor montato, è veramente figo, nella mia scrivania ci sta molto molto bene, devo essere sincero, è una figata, è una bomba. Adesso lo andremo ad installare e a provare. Innanzitutto lo accendiamo e vediamo com'è il setup. Oh, bomba! Tra l'altro Samsung Smart Monitor, come avete visto, non un semplice monitor, ma un monitor smart. Andiamo a configurare velocemente, mettiamo italiano, ok. Andiamo a selezionare la connessione wireless, supporta anche la 5 GHz, quindi ottimo, andiamo a connettere subitissimo. Oh, e qua ci spiega le prime funzionalità incredibili di questo monitor. Abbiamo la Tap View, è possibile visualizzare lo schermo dello smartphone sul monitor tramite il mirroring. Prova a toccare dopo aver completato la configurazione del monitor. Praticamente ragazzi, questo monitor è fornito e munito di Samsung DeX Wireless. In pratica, se abbiamo un telefono compatibile ci basta avvicinarlo al monitor e in automatico il telefono estenderà la sua interfaccia
e diventerà un vero e proprio computer a tutti gli effetti. Questa è praticamente la home page del monitor, no? Abbiamo delle funzioni in primo piano. Abbiamo la funzione PC remoto, che praticamente possiamo estendere il monitor di un nostro computer, che sia Mac o che sia Windows, e possiamo estenderlo per sfruttare questo monitor come secondo monitor, totalmente in modalità wireless, una figata. Abbiamo la condivisione schermo, quella che vi dicevo prima, si può fare tramite mirroring con Android, oppure sfruttando appunto Samsung DeX Wireless. Un'altra figata è che abbiamo il pacchetto di Office 365 incluso e integrato all'interno del monitor, quindi se andassi a aprire Office 365 posso tranquillamente lavorare online ai miei file Word direttamente dal monitor senza bisogno di un computer sotto un certo punto di vista. Ovviamente andando a premere il tasto home del telecomando abbiamo i servizi anche di intrattenimento quali Netflix, Prime Video, la Apple TV, YouTube oppure il browser internet. Oh ragazzi, ci siamo setuppato, impostato tutte le varie applicazioni, ho loggato i vari account per farvi vedere meglio in dettaglio, ho collegato e ho creato una sorta di postazione di lavoro, se così vogliamo chiamarla, una tastiera, normalissima tastiera, e un mouse wireless al monitor. È possibile connettere anche ovviamente una tastiera wireless, che purtroppo non ho, però la possiamo collegare col cavo direttamente alle USB dietro. Come vi dicevo, ci sono tutti i veri servizi di Netflix, Prime Video, Apple TV, YouTube. E a proposito di YouTube, vi faccio vedere un video in 4K e vi faccio sentire anche che gli altoparlanti si sentono molto molto bene, perché è noto ragazzi che solitamente gli altoparlanti dei monitor facciano un po' schifo, no? Ma invece questo, essendo uno smart monitor, essendo portato anche per l'intrattenimento multimediale, si sente molto bene, chiaro, limpido, ma soprattutto forte. Cioè è una roba assurda, pazzesca. Oltre che poi, raga, c'è la qualità video in 4K, è quella che è, ragazzi, è veramente molto molto figo. Ovviamente compatibile anche HDR10. Questo è un video ovviamente in 4K a 60 frame. Cioè i colori sono pazzeschi, vi giuro, cioè, ha dei colori che mi piacciono un delirio, veramente molto molto belli. Un'altra particolarità di questo monitor fighissima che mi piace un sacco, come vi dicevo in fase iniziale, è quella di poter estendere il monitor del nostro computer in maniera totalmente wireless, che sia un Mac o che sia un Windows. Vi faccio vedere in modo molto rapido come funziona il tutto. Poniamo il caso che ad esempio io sono in ufficio e sto lavorando al mio computer e ho bisogno di avere un secondo monitor o comunque un monitor più grande per poter lavorare meglio. Può succedere, ci sta. Quindi non mi basta fare altro che andare sul centro di controllo del mio computer, cliccare duplica schermo, in automatico troverà il Samsung M7, clicchiamo. E dopo qualche istante, proprio, ma ragazzi, nemmeno questione di 1-2 secondi, si connetterà il monitor. In questo modo io, ad esempio, qui mi apro una pagina di Google Chrome, non mi piace in questo monitor, posso prenderla e spostarla totalmente nell'altro, usare questo come se fosse un doppio monitor, usarlo per le mie ricerche, per il mio lavoro, per tutto quello che mi serve ovviamente. Magari qui metto un qualcosa che devo leggere e poi sotto vado a copiare, non lo so, potrebbe essere un'ipotesi. Oppure, altra cosa che mi viene in mente è quella di non estendere il monitor, perché magari, boh, non ne abbiamo la necessità, ma possiamo, ad esempio, duplicarlo per far vedere una presentazione in ufficio, un qualcosa ad altre persone in modo un po' più grande, in modo un po' più dettagliato. Possiamo semplicemente cliccare duplicazione monitor e in questo caso i monitor sono totalmente duplicati, come potete vedere. Ci sarà un po' di delay, ma è legato ovviamente al sistema di connessione AirPlay, ci sta. Una volta che abbiamo finito, prendiamo il nostro computer, chiudiamo, lui si disconnette subito e possiamo tornare a fare quello che stiamo facendo, oppure possiamo vederci un film su Netflix, perché no? Questo era tutto per quanto riguarda la parte un attimino di lavoro, ufficio e così via. Passiamo adesso alla parte un po' più di intrattenimento, perché questo monitor, come vi dicevo prima, ha una risoluzione in 4K compatibile con HDR10 ed ha anche una funzionalità molto interessante che troviamo qui nelle impostazioni rapide, ovvero la modalità gioco. Quindi per testare questa modalità, ragazzi, utilizzeremo la PlayStation 5. Oh, eccoci qua ragazzi, è spawnata accanto a me una PS5 Black incredibile, molto figa, la mia PlayStation 5 nera. Andiamo a testare un attimino le funzionalità gaming di questo monitor. Rileva immediatamente che abbiamo l'HDR, quindi lo andiamo a regolare. E boom, siamo all'interno della nostra PlayStation 5, quindi volendo possiamo giocare i nostri videogiochi preferiti. Tra l'altro ragazzi, guardate che setup molto minimal, potrebbe essere anche un ottimo setup da gioco, cioè pazzesco. Sono entrato apposta all'interno di questo livello perché è un livello molto molto colorato
ed è veramente figo da vedere, ragazzi. Cioè, mi piace un sacco la nitidezza e i colori, proprio la taratura dei colori che ha nativamente questo monitor. Ovviamente si possono modificare, si può fare quello che si vuole, giustamente. Però, devo essere sincero, già così di base mi piace davvero tanto. Solitamente quando provo i monitor o comunque utilizzo le TV anche per la prima volta, devo andare sempre un attimino a smanettare nelle impostazioni, perché o ci sono colori troppo morti o colori troppo sparati. In questo caso è veramente tutto molto ben bilanciato. Beh, che dire, ragazzi, quindi secondo me anche il test gaming è passato a pieni voti. Molto 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 consigliato, se devo essere sincero. Se state cercando un monitor da sfruttare a pieno, ovviamente non ha purtroppo i 120 Hz chiaramente, però un ottimo, un buon monitor da sfruttare secondo me con la PS5, perché ha il 4K, l'HDR, i 60 frame al secondo, quindi è un ottimissimo monitor secondo me da associare a un sistema di nuova generazione. Quindi, ragazzi, che dire, questo era tutto per quanto riguarda questo Samsung Smart Monitor M7. Vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione per approfondire prezzi, caratteristiche, specifiche tecniche molto più in dettaglio. Vi ho fatto vedere comunque le funzioni base, quelle che sono secondo me le cose principali, le cose effettive che poi uno va a utilizzare effettivamente quando acquista un monitor di questo tipo. Fatemi sapere ovviamente voi che ne pensate. Il prezzo non dovrebbe essere nemmeno male, è molto molto accessibile. Non è un semplice monitor, è uno smart monitor, quindi un monitor che può avere infiniti sviluppi. Tutto sta a noi ovviamente, come lo vogliamo utilizzare e soprattutto in che luogo. Va bene a casa, va bene in ufficio, va bene con i videogiochi, va bene veramente a 365 gradi. Ragazzi, questo era tutto, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, ringrazio Samsung per la collaborazione in questo video, da Giampi Tech è tutto, ciao ciao!